Un nuovo incontro è stato organizzato per sabato dal Comitato Civico per la Sanità di Sciacca alla presenza del sindaco Fabio Termine. Obiettivo: fare il punto della situazione dopo le sollecitazioni del portavoce Ignazio Cucchiara e del coordinatore Franco Giordano sulle lacune in cui continua a versare l'ospedale di Sciacca, che sono state al centro del vertice dei giorni scorsi tra il primo cittadino e l'assessora alla salute Giovanna Volo. Risultanze di quella riunione che hanno già fatto esprimere a Fabio Termine un certo ottimismo in ordine agli impegni che la rappresentante del governo Schifani ha potuto assumere su carenze di personale, attribuzione di primari nei reparti e soprattutto concretizzazione attraverso una qualità dei servizi da DEA di primo livello, a partire dalla dotazione di quella neurologia necessaria ad attivare la stroke unit. Incontro quello tra Termine e l'assessora Volo, su cui giusto ieri i gruppi consiglieri di opposizione hanno chiesto al sindaco di riferire in aula. Un tema su cui i riflettori devono rimanere evidentemente permanentemente accesi. Comitato Sanità che oggi torna a parlare di grave crisi del Giovanni Paolo II, con una deficienza di personale che rappresenta solo la punta di un iceberg che al momento non rende l'ospedale di Sciacca nemmeno in grado di svolgere il ruolo di un dignitoso ospedale di base. Il perdurare di tale stato di cose, osservano Ignazio Cucchiara e Franco Giordano, rischia di pregiudicare gravemente la salute dei cittadini ben al di là del territorio di Sciacca. Ritengono quelli del comitato che sia necessario intraprendere azioni forti, a partire da quella che portavoce e coordinatore definiscono un'informazione onesta che metta al primo posto i bisogni reali di salute dei cittadini. L'invito in vista dell'assemblea di sabato è a tutti i sodalizi che fanno parte del Comitato Civico per la Sanità alla ricerca di soluzioni più idonee a far sì che le scelte di programmazione e organizzazione di servizi sanitari abbiano come scopo prioritario la promozione e la tutela dei cittadini invece di astratte e confuse divagazioni che poco hanno a che vedere con le finalità che tuttora dovrebbero ispirare il Servizio Sanitario Nazionale. Intanto oggi il vicepresidente della Commissione Salute dell'ARS, Carmelo Pace, ha reso noto di aver incontrato i primari dell'ospedale di Sciacca, prendendo atto della situazione dal loro osservatorio, per così dire privilegiato, annunciando un altro incontro per le prossime ore con il manager Zappia, alla presenza degli altri deputati del territorio Michele Catanzaro, Margherita La Rocca Ruvolo. Nel frattempo a Ribera fa discutere la vicenda dell'attacco prevista per l'ospedale Fratelli Parlapiano, ma di fatto mai arrivata all'interno della struttura, questione questa che come è noto è finita all'interno di un'interrogazione al governo della regione firmata da Carmelo Pace e Ignazio Abate, vicenda che vede anche i movimenti spontanei sorti a Ribera sul piede di guerra Riccardo Romano. Doveva arrivare a Ribera questa TAC che tra l'altro è di ultima generazione. Siccome so che è andata a finire fuori provincia, non la provincia Agrigento, fuori provincia, ora chiedo a colui o a coloro che hanno la possibilità, perché io non ne ho possibilità perché non sono un parlamentare, di fare luce e chiarezza se effettivamente queste mie parole calate dal cielo sono vere. Io vi assicuro che attacchi a Ribera non è arrivato. Attacchi per ricovere e degenza normale non ce n'è. E continua anche la battaglia del comitato che chiede il riconoscimento del Fratelli Parlapiano come ospedale di zona disagiata, comitato che esulta per il via libera dell'assessore Volo alla riapertura del pronto soccorso generalista Giovanni Montalbano. L'unica cosa quasi certa è l'apertura del pronto soccorso in deroga, che significa fare un'eccezione a quanto già stabilito. Infatti la Regione Sicilia sta dando tale deroga per due motivi principali. Il primo dovuto al piano di rifunzionalizzazione post-COVID, quindi l'attivazione di tutti i reparti dell'ospedale di Ribera, compreso il pronto soccorso. Il secondo motivo dell'apertura del pronto soccorso di Ribera in deroga sta nel fatto che si avvierà al più presto possibile, almeno noi ce lo auguriamo, il processo per il riconoscimento dell'ospedale zona disagiata per quanto concerne il Fratelli Parlapiano di Ribera. Senza questo primo passo verso il riconoscimento dell'ospedale zona disagiata, la Regione Sicilia di sicuro non avrebbe dato tale deroga, in quanto la legge parla chiaro: oggi Ribera e Sciacca sono ospedali riuniti e in quanto tale per legge noi dobbiamo avere solo un pronto soccorso. Quindi se il pronto soccorso di Ribera nel più breve tempo possibile si aprirà, anche se in deroga, sarà una prima vittoria di tutta la comunità che ha dimostrato di esserci e di farsi sentire, specialmente quel giorno storico, il 19 dicembre, scendendo in strada migliaia e migliaia di persone, alzando la voce.